Che cosa può offrire OpenStreetMap ad amministrazioni pubbliche e cittadini? Se ne è parlato nel corso di PA 140, evento organizzato dal Consiglio regionale sui temi del digitale, della partecipazione, delle piattaforme social nelle pubbliche amministrazioni. L'edizione di quest'anno, Cittadini e territorio, mappe tra reale e digitale, ha raccontato quattro diverse esperienze. Bunet di 5T, l'infrastruttura geografica della Regione Piemonte, il crowd mapping a Mirafiori del Politecnico di Torino e il Piemonte Visual Contest del Consiglio regionale. Direi un'importanza grandissima, la vedremo oggi quando ovviamente entreremo anche nel dettaglio sui progetti che sono stati presentati, che sono utili per la Regione Piemonte, per il Consiglio assolutamente, ma io credo anche molto utili per il territorio, innovativi. Credo che come sempre queste idee facciano la differenza e verranno spese molto bene. Io sono convinta che iniziative di questo tipo debbano essere assolutamente sostenute, propugnate, ma anche diffuse. Il valore di OpenStreetMap per il territorio. L'anno scorso, durante PA 140, ero stato invitato qui dal Consiglio regionale proprio per spiegare cos'è OpenStreetMap. Avevamo raccontato perché il mondo ha bisogno di OpenStreetMap, ovvero la necessità di avere una mappa che sia neutrale nei contenuti e che permetta a chiunque di poter collaborare raccontando, rendendo visibile ciò che è invisibile. E quello che ho raccontato quel giorno, oggi lo ripropongo un'altra volta, raccontando però quello che sta accadendo nel mondo grazie a OpenStreetMap per gli aiuti umanitari, dove nei luoghi dove a causa dei terremoti, uragani ed altro, il territorio è cambiato e gli aiuti umanitari hanno bisogno di avere delle mappe aggiornate in tempo reale. OpenStreetMap al servizio delle pubbliche amministrazioni, l'esperienza di 5T e di Bunet. Noi abbiamo sempre lavorato per servizi di infomobilità che fossero volti a una mobilità più intelligente e ci sembrava che anche il ciclismo fosse, diciamo, tra tutte le mobilità, un altro tipo di mobilità con la stessa dignità di tutti gli altri. Quindi abbiamo voluto sviluppare un servizio che aiutasse anche questa categoria che di solito si trova in condizioni più pericolose sulla strada, nel guidarla, diciamo, nel tragitto classico, magari da casa, lavoro, a scuola, e insomma abbiamo avuto ottimi riscontri nonostante sia uno servizio puramente sperimentale. L'esperienza di OpenStreetMap in un quartiere difficile di Torino, ma comunque al servizio del territorio. Sì, allora l'esperienza crowd mapping è un'esperienza che è nata tra l'altro come progettualità studenti del Politecnico di Torino per appunto vedere questo territorio e fare un percorso di accompagnamento rispetto a delle segnalazioni da parte dei cittadini, per in realtà segnalazioni su una, diciamo, tassonomia di problemi, ma anche per segnalare anche delle punti di forza del territorio importanti. L'infrastruttura di Regione Piemonte, più dati a disposizione di tutti i cittadini. Sì, Regione Piemonte ha un grande patrimonio, patrimonio informativo di dati geografici che già da un paio d'anni sono a disposizione in maniera gratuita con licenza open per tutti i cittadini. L'occasione di questo incontro è quella di trovare una sinergia, se possibile, fra il volunteering mapping, cioè rappresentata da OpenStreetMap, e una cartografia, una base dati autoritativa ufficiale come quella di Regione Piemonte.